Ieri la Regione Puglia ha presentato il piano anticoronavirus. Ovviamente l'ha presentato il Presidente Emiliano, Assessore regionale alla Sanità. Sono qui per rispondere ad alcune perplessità, timori, per l'amor di Dio, anche fondati da parte degli operatori sanitari degli ospedali previsti nel piano anti-Covid. Piccolo passo indietro. Nel piano che è stato presentato ieri, sono stati individuati gli ospedali di riferimento dove saranno gestite le criticità del coronavirus. Per Taranto, e noi ieri questo lo abbiamo affrontato in un precedente videomessaggio, l'ospedale Moscade di Taranto è il punto di eccellenza da questo punto di vista. Poi, una volta guariti i pazienti, c'è il piano post-Covid e in questo caso l'ospedale di Grottaglie con 32 posti letto, l'ospedale di Massafra con 12 posti letto ed eventualmente, nel caso di necessità, l'ospedale di Mottola con 20 posti letto saranno i presidi post-Covid. La perplessità qual è? Molti mi chiedono, ci chiedono, ci sono stati anche giudizi politici legittimi, ognuno esprime la propria posizione, io non sto assolutamente a criminalizzare questo, dicono che lì rischiano che vanno malati non guariti. Diciamo, prima di fare questo videomessaggio, ma io ieri ero anche consapevole di questo, ho parlato con i responsabili del sistema sanitario regionale. E la tranquillità che voglio dare con questo videomessaggio è questo: lì andranno pazienti a Grottaglie, a Massafra e a Mottola, pazienti oramai guariti, pazienti che dopo le cure, dopo la rianimazione, non possono andare a casa e andranno in questi presidi, a Grottaglie, a Massafra e a Mottola, ma saranno pazienti guariti, anche perché non è possibile che un piano studiato a livello regionale, che non vale solo per Taranto, vale anche per altre province dove ci saranno i presidi post-Covid, possa prevedere il rischio di infettare il personale sanitario e gli altri pazienti. Quindi bisogna stare tranquilli, si segue con grande tranquillità e continuiamo a lavorare come stiamo lavorando, ringraziando anche quello che si sta facendo a Bari nella task force con il dottor Montanaro, il dottor Lopalco, il presidente Emiliano, la protezione civile e anche quello che a Taranto si sta facendo, dove il sistema sanitario tarantino sta reggendo, grazie a Dio, e sta reggendo bene. Continuiamo con i sensi di responsabilità civico da parte di tutti quanti e sicuramente riusciremo a superare la nottata.